Benvenuti ad una nuova puntata del Libro di Melma, puntata di Ferragosto dedicata a It Ends With Us di Colleen Hoover, libro amatissimo e diventato virale grazie a BookTok. E io mi chiedo perché, ma è soltanto una delle prime domande che ci faremo insieme in questo video. Mettetevi comodi, prendete da bere, prendete da mangiare e iniziamo subito. Innanzitutto, secondo me, questa è stata un'occasione mancata da parte dell'editoria italiana perché con un titolo del genere io avrei proposto Famola finita, che è anche quello che io ho pensato per tutto il libro, durante tutta la lettura del libro. Occasione sprecata perché invece hanno mantenuto il titolo originale, It Ends With Us, al massimo hanno messo un sottotitolo che francamente non ricordo e che probabilmente non voglio ricordare. Ma iniziamo subito. Allora, prima di iniziare con le nostre goliardate, volevo fare una piccola premessa, senza ironia, perché questo libro parla di violenza domestica ed è stato elogiato, ed è diventato anche popolare perché, nelle recensioni positive si sottolineava il fatto che ha una morale molto forte, che ha un messaggio importante, e il messaggio importante sarebbe che non si devono picchiare le donne. Cazzo! Cioè, posso dire cazzo, sapevo che lo standard fosse basso, ma non mi aspettavo sinceramente così basso. Cioè, a me questo sembra il bare minimum, cioè mi sembra proprio il minimo sindacale, però forse sono io. Senza contare poi che il fatto che un libro abbia un messaggio importante non significa che sia scritto bene, e tra l'altro il fatto che un libro parli di violenza domestica non significa che sia trattato bene quel tema. Infatti, spoiler, questo libro secondo me ha una logica del tutto deformante sugli abusi domestici, ma ne parleremo approfonditamente. Allora, innanzitutto per alleggerire un po', ancora non voglio entrare nel vivo della mia indignazione, quindi per alleggerire un po' faccio una piccola premessa su, come al solito, le caratteristiche chiave dei protagonisti di questi libri, perché è vero che ci troviamo in una fascia romance new adult, quindi ci siamo un po' spostati dal paranormal young adult, dove di solito bazzichiamo con i libri di Melma, ci troviamo in un altro territorio, ma alla fine le cose non cambiano poi di tanto. Infatti abbiamo una protagonista con un nome ridicolo, così come i personaggi maschili che devo dire forse hanno il primato. Ci troviamo sempre di fronte alla classica tonta con i capelli rossi. Io, come al solito, vorrei ribadire e sottolineare la statistica che dice che solo il 2% della popolazione mondiale ha i capelli rossi. Non si sa come negli young adult e negli new adult e tutti questi libri la percentuale si impenna e diventano il 90% della popolazione. Ma è anche curioso il fatto che questi personaggi di solito hanno sempre caratteristiche fisiche improbabili, cioè sono sempre bellissimi ma in maniera assurda, sono perfetti, statuari, cioè cose che comunque è raro trovare nel mondo, nella vita reale. Di contro, però, a queste caratteristiche fisiche rarissime, alla fine invece le caratteristiche interiori, caratteriali e intellettuali sono sempre le stesse, cioè ci troviamo sempre di fronte a protagoniste rincoglionite completamente, incapaci di avere hobby se non quello di correre appresso lo scimmione di turno. Sono per lo più basic bitch, cioè persone senza personalità, che cioè indistinguibili le une dalle altre, e sempre lo stesso prototipo di ragazza, sempre quella che si crede speciale rispetto a tutte le altre ragazze, invece è uguale, identica a tutte le altre protagoniste. E vabbè, ragazze semplici, possibilmente vergini, se quasi sempre, e timorate di Dio. Sempre più o meno questo è il ritratto. Non fa eccezione la nostra protagonista, che si chiama come una Winx, infatti si chiama Lily Bloom. E poi si viene detto dopo che ha anche un secondo nome, che è Lily Blossom Bloom. Lily Blossom Bloom. E cosa vuole fare questa tizia nella vita? Aprire un negozio da fiorista. Ma stai scherzando? No, io sinceramente mi sento triste al pensiero di aver speso 9,90 € per questo libro in ebook. Non oso immaginare chi ha comprato questo libro cartaceo. L'inizio di questo libro è su un tetto dove si trova la nostra protagonista che ci delizia con un monologo blaterante. A proposito, parliamo un attimo della parte stilistica del libro.
questo sarà l'unico commento che io farò sullo stile dell'autrice perché non c'è sta niente da dire, un po' perché siamo troppo concentrati sui momenti what the fuck della trama, che è veramente a tratti ridicola, per cui siamo troppo concentrati su quello per preoccuparci dello stile, e un po' perché non ci sta assolutamente niente da dire, nel senso che un libro scritto con una banalità allucinante non è scritto bene, non ci sono descrizioni, cioè le solite cose, no? Cioè, no, queste persone non scrivono libri, queste persone scrivono storie, storielle, filastrocche di una banalità disarmante, quindi questo è quanto, cioè non sai scrivere se eviti di inserire in un libro tutte le cose che non potrai mai scrivere perché non sai scrivere, come per esempio descrivere bene una città, cioè questo libro è ambientato a Boston, sembra una cittadina rurale sperduta nel nulla del Texas, cioè no, non ha nessun significato che sia ambientato a Boston, non c'è world building, non c'è lo scenario, non c'è il contesto, non c'è nulla di nulla, quindi è ovvio che è tutto semplice, inutile commentare. Però una cosa che mi viene in mente da dire appunto sullo stile è che, come sempre, senza nessun motivo, il primo capitolo è in prima persona ed è rivolto ad un lettore immaginario. Ma perché? Cioè, nel senso, qual è il motivo? Non potevi, non ha, a livello di credibilità, non ha senso, cioè con chi stai parlando? Cioè, perché questo libro dovrebbe essere raccontato in questo modo? Cioè, ci sono dei motivi per cui tu stilisticamente ti rivolgi al lettore, come può essere un racconto alla Fleabag, come può essere il racconto di un resoconto, quindi un extra narratore rispetto all'altro, cioè qua però siamo veramente al random più totale, cioè secondo voi qual è il motivo per cui questa nel bel mezzo del discorso fa non fraintendetemi, ma non fraintendetemi chi? Con chi stai parlando? Cos'è questo libro? È un diario? Allora esplicitamelo, è un diario, solo che poi questo modo di comunicare viene subito abbandonato. Questo per farvi capire sempre la sciatteria con cui questi libri vengono scritti, cioè non c'è nessuna cura, non c'è nessuna tecnica, niente di niente, il vuoto siderale. Ma veniamo a noi. La protagonista Lily Bloom, la nostra Winx preferita, si sta crogiolando nei suoi pensieri sul parapetto di un tetto. Poi veniamo a scoprire che lei su questo tetto ci è salita perché guardando Google Earth ha visto i tetti più belli degli edifici di Boston e ha deciso di salirci per riflettere. Certo, perché non esiste una cosa che si chiama sicurezza, proprietà privata, poi negli Stati Uniti, poi a Boston, una città proprio dove queste cose non contano nulla, no? Quindi tu ti intrufoli negli edifici, nei palazzi dove abitano altre persone senza problemi, no? No, che non hai le chiavi per aprire il portone, no, tutto questo viene tralasciato perché questo libro è scritto in questo modo, cioè la trama non va avanti con una logica, anche find logic, no, non esiste, cioè la trama va avanti perché lei deve far succedere queste cose ai protagonisti, non importa che fisicamente alcune cose siano impossibili o estremamente difficili, lei le fa succedere lo stesso perché rimaniamo sempre sul piano superficiale delle cose, quindi è una storiella che ti potrebbe raccontare un bambino di 12 anni che non sa come funziona il mondo, no? E a proposito di superficialità, lei si trova qui perché è triste, è appena stata ad un funerale, al funerale di suo padre. E lei ci vuole raccontare del funerale di suo padre facendo dei riferimenti veramente agghiaccianti, cioè tuo padre è morto, ok, lei non era molto affezionata al padre, poi capiremo per quale motivo, però tuo padre è morto, cioè questo dovrebbe essere un momento difficile per te, proprio per il rapporto conflittuale che avevi con lui e tu sei qua a cazzeggiare e a fare questi discorsi. Certo, il mio discorso non era abbastanza leggendario, abbastanza profondo da passare alla storia, come quello di Brooke Shields al funerale di Michael Jackson. E poi subito dopo passa di palo in frasca dicendo: "Amo quando il cielo mi fa sentire insignificante. Mi godo la serata." Beh, riformulerei la frase al passato perché esprime meglio i miei sentimenti. Mi godevo la serata. Ma anche qui, con chi stai parlando? E non è non so, non è una conversazione con la tua coinquilina, ok? Cioè questo tono informale, becero, non ha nessun senso, soprattutto se, ripeto, stai parlando del fatto che sei andata al funerale di tuo padre e non sei riuscita a fare un elogio funebre degno di nome. Perché? Perché si è impappinata, cioè o meglio, doveva elencare i pregi di suo padre, è salita sul pulpito, siccome lei pensa che suo padre non abbia pregi, allora non ha detto nulla. Ma pensarci prima? Cioè lei ha
aveva detto a sua madre che non voleva fare l'elogio funebre perché non sapeva che dire, ha insistito. Ok, una volta che però tua madre insiste, tu accetti, ma incucchia quattro parole insieme, cioè che significato ha che vai al funerale, ti metti lì sul pulpito a fare l'elogio funebre e non te lo sei preparato? Cioè, ma cosa volevi fare? Improvvisare? E poi ti lamenti che è andato male, che è stato disastroso, che probabilmente tua madre non ti rivolgerà più la parola, tra parentesi, non è vero, cioè questo dramma non esiste, perché sua madre la chiamerà tipo il giorno dopo e dicendo ma non fa niente, ti perdono. Quindi anche qui, plot device inutili, senza senso e non utilizzati. Quindi il mio commento è boh, triplo carpiato, boh. L'unico motivo per cui lei sta sul tetto pensierosa è che deve fare accadere l'incontro magico col suo love interest, che è questo tizio che appunto imbocca la porta ed entra sul terrazzo praticamente, mentre ci sta solo lei. E la prima cosa che fa questo tizio, non accorgendosi di essere in compagnia, è prendere a calci, in un attacco di rabbia forsennato, una sedia che lei, Lily, nota essere in polimero anticorrosione. Cos'è il polimero anticorrosione? Come ti viene in mente di usare questo dettaglio così specifico in una scena del genere? A chi interessa? Cosa serve? Solo per dirci che la sedia era molto dura ed era inutile prenderla a calci, per enfatizzare ancora di più quanto fosse omicida la furia con cui questo si stava scagliando sulla sedia? Comunque, voi che cosa pensereste di una persona che ha un attacco di rabbia così grave su un tetto isolato? Esatto, sventola la prima red flag del libro. Prima red flag, e aspettate perché ce ne saranno molte, moltissime, moltissime altre. Lei ovviamente si preoccupa di questo? Assolutamente no, ci fa subito amicizia. Anzi, fa questo tipo di commenti: è lontano 3 metri circa, ma le stelle sono abbastanza luminose per permettermi di vedere i suoi occhi, se certo, occhio di falco ti chiamiamo, che scivolano lenti lungo il mio corpo, senza tradire alcun pensiero. Sa nascondere bene i suoi sentimenti, ma che sentimenti deve nascondere uno che ti fa una lastra guardandoti? Devo andare oltre, o l'avete capito da soli? Vabbè. Strizzando le palpebre, stringe le labbra come una versione maschile della Monna Lisa. Ma che descrizioni sono queste? Poi, tra l'altro, se voi mi chiedeste come è fatto questo tizio, io non saprei cosa rispondervi perché non è descritto, cioè è solo descritto in maniera vaghissima, dicendo che ha una voce come quella del burro. È bellissimo. Mani curate, aria d'Ana Rosa. Che cos'è l'aria d'Ana Rosa? Di diversi anni più grande di me. Increspa gli angoli degli occhi. Come fai a increspare gli angoli del... Mentre mi segue con lo sguardo e sembra arricciare le labbra senza volerlo. Quante volte vuoi fargli fare delle smorfie a questo tizio che hai visto da esattamente 30 secondi? Comunque lei subito attacca bottone e gli chiede che cosa ha combinato quella sedia per farti arrabbiare così tanto. E iniziano a flirtare. Lei rivela immediatamente di essere un'imbucata, lui invece vive lì e fa il neurochirurgo. Ora, attacchi di rabbia, medico. Seconda red flag, non me ne vogliate medici, ma si sa che c'è un po' il complesso di Dio lì, eh? Tra l'altro la discussione vira improvvisamente verso un tono che dovrebbe anche qui essere ironico, simpatico, e in realtà è soltanto un altro momento cringe, perché lui pensa bene di dirle: un uomo è caduto da quassù il mese scorso. E lei si mette a ridere. Cioè, lei sta venendo al funerale del padre, che non ha mai trattato con serietà fino ad ora, e in più, sapendo che un uomo si è suicidato dallo stesso punto in cui tu sei, ti metti a ridere. Comunque, come si chiama questo tizio? Si chiama Ryle Kincaid. Un nome boh. E lei, tra l'altro, rimane sconvolta dicendo: è un nome magnifico. Ma cosa c'è di magnifico in uno che si chiama Ryle Kincaid? C'è un'altra variante di Ryan, Riley, tutti quei cognomi statunitensi. Ricordiamo che poi lei si chiama Lily Bloom Blossom e le piace fare giardinaggio, cioè sembra uno scherzo, invece purtroppo no. Inizia, senza nessun motivo anche qui, un gioco che tra loro poi proseguirà per tutto il romanzo, ovvero dimmi una verità nuda e cruda, cioè semplicemente la discussione stava languendo, non sapevano più che cosa dirsi, e iniziano questo gioco, lui le fa: dimmi una verità. Volete sapere una verità nuda e cruda, ragazzi? Questo libro fa cagare!
lei, ragazzi, dopo 10 secondi che lo conosce, gli racconta la storia della sua infanzia. E quindi noi adesso capiamo perché lei odia il padre, comunque non era molto legata al padre. E qua viene, diciamo, fatto sfoggio, perché non mi viene in mente un altro termine, di quanto la sua infanzia è stata un po' triste, perché con questo tono così informale anche qui, perché il padre alzava le mani su sua madre, cioè picchiava la madre. Ma tu lo stai dicendo così con questa assoluta leggerezza? Quello che mi sconvolge è la reazione di lui, perché lei alla fine conclude sto spataffione, che tra l'altro è molto molto riassunto, cioè vaghissimo, cioè senza dettagli, dove, ma scusa, tuo padre è successo qualcosa, cioè picchiava tua madre e quindi l'avete fatto arrestare, è successo qualcosa, conseguenze, no, niente, non si sa niente. E alla fine dice, il fatto che io non sia mai intervenuta per difendere mia madre mi rende cattiva tanto quanto lui. E lui, attenzione, perché se ne esce con questa frase che, boh, voi, aiutatemi a dire la profondità. Le persone cattive non esistono, siamo semplicemente persone che a volte fanno cose cattive. No, secondo me invece i pezzi di merda esistono. Penso un po'. Cioè, questa è la tua morale? Questa ti ha appena raccontato che ha avuto un'infanzia difficile perché il padre letteralmente picchiava la madre, cioè una cosa gravissima, e tu te ne esci con questo tono così da Oscar Wilde, come un aforisma di Oscar Wilde, te ne esci così, non esistono le persone cattive. Ma che dici? Attenzione, perché evidentemente questo è il momento delle confidenze, mentre si fanno le trecce, anche lui rivela un segreto, cioè il fatto che il motivo per cui lui prima aveva avuto un attacco di rabbia è che era appunto tornato dall'ospedale, perché lui fa il neurochirurgo, e due bambini erano andati in ospedale perché uno aveva sparato all'altro mentre giocavano con la pistola dei genitori che avevano lasciato incustodita, e il bambino ferito poi era morto. Su questa cosa ci torniamo dopo. Segnatevi questa frase, non dico nient'altro, andiamo avanti. Dopo aver rivelato queste cose che comunque hanno un peso, si mettono a parlare di niente. Così dal nulla, cioè si passa dalla drammaticità più assoluta al vuoto siderale nel giro di una riga. Grammatica creativa anche. Lui sarebbe stato una persona molto migliore. Molto migliore, ok. Appunto, sempre durante questo gioco del dimmi la verità nuda e cruda, svelami il pensiero più recente che hai avuto e che la maggior parte degli esseri umani non direbbe mai ad alta voce. Lui la guarda dritto negli occhi e dice: ho voglia di scoparti. Ok, quel tipo di libro, ok. Lei comunque è più scema di lui. Non credevo che una persona così istruita usasse il verbo scopare con tanta disinvoltura. Ma dove sei cresciuto, in un convento? Lei per tutta risposta comunque ribatte: dato che siamo in tema, il primo ragazzo con cui ho fatto sesso era un senzatetto. In questo preciso momento ho sperato che questo libro diventasse interessante. Purtroppo però non è vero che lei è stata con... Cioè, questa è una cazzata che viene detta, perché evidentemente la Hoover voleva creare questa cosa un po' controversa, ma questo ragazzo con cui lei è andata a letto, poi adesso cominceremo a conoscere, non era un senzatetto, cioè era un ragazzo che era scappato di casa, cioè sono due cose decisamente diverse. Poi, dulcis in fundo, aggiungono anche una discussione leggerissima, no? Proprio una discussione frizzante, oserei dire. Ma tu vuoi avere figli nel futuro? Cose che neanche affronti, neanche se stai in una relazione da un anno, loro le affrontano i primi 10 minuti che si conoscono, ma certo, find logic. E il neurochirurgo dice: no, no, io no, sono troppo egoista per avere figli, e sicuramente anche per avere una relazione. Ah, eccoci qua, il classico che non vuole avere la relazione seria, ma solo una botta e via. E poi, guarda caso, fra 10 pagine si innamorerà perdutamente della nostra protagonista. Che strani queste metamorfosi, no? Repentine, le meraviglie dell'amore, immagino, no? Le magie dell'amore. E lui rivela di non aver mai avuto una relazione seria, di non aver mai avuto una fidanzata addirittura. E qua tiriamo fuori la terza, ma proprio sbandierata, la terza red flag enorme. Cioè, uno bono, ricco, che non ha mai avuto una fidanzata, che problemi avrà? Facciamoci delle domande, signori, ok? Ok? Ma lei ovviamente ignara di tutto.
non capisce, non afferra, però il fatto che lui sia più tipo da una notte via non le sta bene, perché lei invece cerca l'amore, ok? L'amore serio, perché cosa succede? Cioè non è che la tua ricerca dell'amore vero viene interrotta se vai a letto con qualcuno, cioè io questo non capisco, cioè non è che succede qualcosa se vai a letto con qualcuno che non è il tuo amore vero, cioè non capisco. Si dividono convinti che non si rivedranno mai più perché oltretutto non si vogliono rivedere mai più. Proprio per questa differenza inconciliabile. Ma prima lui le fa una foto. Ok, altra enorme red flag. Io avrei sinceramente paura di farmi una foto da sdraiata perché a un certo punto si sdraiano da uno sconosciuto, però ok. Comunque, prima di salutarsi c'è un momento un po' soft porno e lei non capisce perché lui si avvicina molto a lei, insomma, stava per succedere qualcosa e lei è così stupida che pensa. Ci prova con me? Sono sempre stata imbranata con le avance maschili. Ma prima di tutto, qual è il motivo di dare questa caratterizzazione, la solita caratterizzazione della protagonista goffa? Ma perché? Ma non ce ne può essere una invece norma che non ha difficoltà, che non ha problemi? Non ci può essere una protagonista che non è Bridget Jones deformata? Perché? Perché? E comunque lui 10 secondi fa ti ha detto che vuole scopare con te, cosa c'è da fraintendere? Cioè, voglio dire, più chiaro di così si muore. Ma alla fine il loro incontro, dopo che si è concluso, lui se ne va, si conclude con quest'altra riflessione degna di una bambina di 10 anni, ovvero, non credo di aver mai passato del tempo con una persona come lui, una persona con uno stile di vita e una fascia di reddito completamente diversi dai miei. Cosa? Vivi a Boston? Non hai mai conosciuto una persona ricca? Io ne dubito, quindi o non vivi a Boston e stai solo facendo finta perché altrimenti non si spiega. E poi lei lavora, cioè viene detto una sola volta perché adesso vedrete che lei cambia lavoro. Comunque, lei in teoria lavora per una società di marketing, una delle più importanti del mondo. Poi a Boston, che comunque è un polo tecnologico di innovazione importantissimo, cioè l'MIT, ok? E lei non ha mai conosciuto qualcuno con un reddito, con una camicia di Barbary, perché poi lei che cazzo ne sa quanto guadagna questo, ce lo può solo dedurre dall'abbigliamento. Più di fare così non saprei cosa dire. A questo punto lei torna a casa perché lei vive a Boston con una coinquilina che è un personaggio del tutto inutile, quindi salteremo a piè pari questa parte e andiamo direttamente al fatto che, trasportata sul viale dei ricordi dopo il funerale del padre, decide di riprendere in mano i suoi vecchi diari. Qui forse c'è la parte in cui ho cringiato di più in assoluto, penso proprio forse quasi nella storia dei libri di Melma e ancora non ho capito bene cosa ho letto esattamente, perché lei tira fuori i diari che ci può stare quanti di noi, no? Ogni tanto pensierosi così sul nostro passato, sulla nostra vita, andiamo a vedere negli scatoloni qualche ricordo, qualche diario, qualche quaderno che abbiamo scritto, cioè ci sta, lo capisco come ragionamento. Però lei, da quando aveva 11 anni, a quando aveva 16 anni, una cosa del genere, ha dedicato tutti i quaderni, tutti i diari che aveva, cioè non li ha scritti come se fossero dei diari, ma come se fossero delle lettere. Indirizzate a Ellen DeGeneres, DeGeneres, non mi ricordo come si chiama, comunque la conduttrice statunitense. E voi direte, perché? E la risposta is blowing in the wind, I think, perché non c'è una risposta, semplicemente lei era una fan e ha raccontato la sua infanzia, ricordiamo, traumatica, cioè non è che stiamo parlando di scherzoni che succedevano a casa tua o delle minchiate, ok? No? Suo padre che picchiava la madre, la stuprava, ok? Queste scene lei le racconta nei diari di Ellen, cioè c'è questo momento paradossale di straniamento che non so se era una tecnica letteraria che voleva adottare, io non penso, in cui all'inizio dei pezzi, dei paragrafi del diario ci sono delle stronzate epocali, tipo lei che commenta: Cara Ellen, prima di raccontarti che cos'è successo oggi, ho un'idea fantastica per una nuova rubrica del tuo programma. Si intitola Ellen a casa. Mi domando sempre come ti comporti tra le mura domestiche quando ci siete solo tu e Porsche.
senza telecamere. I produttori potrebbero darne una poscia, una nascosta, e ogni tanto lei potrebbe arrivarti alle spalle di nascosto e filmarti mentre fai cose normali. Certo, che idea assolutamente poco inquietante da Truman Show, assolutamente, ma poi perché stai scrivendo queste cose sul tuo diario? Vabbè. Oppure altri momenti cringe. Cara Ellen, quando guardo il tuo programma mando avanti veloce mentre balli. Prima seguivo anche l'inizio, quando danzavi tra il pubblico, ma ora mi annoio un po' e preferirei sentirti solamente parlare. Spero che non ti arrabbi. Ma cosa cazzo sto leggendo? Cara Ellen, oggi ho visto la tua intervista con il candidato presidente Barack Obama. Ti emoziona intervistare persone che potrebbero guidare il paese? Ma Dio santo, ma perché? Gli alberi muoiono! Perché hai messo tutte queste cazzate? Ma appunto, a stridere tanto non è il fatto che hai riempito il libro di tutti questi dettagli inutili, ma il fatto che accanto a queste cose di nessuna rilevanza, di nessuna importanza, anzi a tratti imbarazzanti, tu abbia inserito dei dettagli della vita di questa ragazza particolarmente drammatici, come per esempio, appunto, vi ho già raccontato del padre che picchiava la madre, ma adesso si scopre un'altra cosa che sinceramente a me avrebbe turbato. Cioè, se fosse successa una cosa del genere a me quando avevo 15 anni mi sarei un po' spaventata, ovvero il fatto che a scuola arriva un ragazzo che ha evidenti disagi, cioè un ragazzo che non si lava, lei scoprirà che vive accanto a una a casa sua, che è una casa abbandonata, senza corrente elettrica e senza acqua corrente, ok? Quindi cose di una gravità inaudita. E lei li scrive così sul diario come se fosse un povero uccellino caduto dal ramo dell'albero che lei accudisce, quindi lei gli porta da mangiare, piano piano impara a conoscerlo, gli dà delle coperte. Ma cazzo, ma non ti viene in mente di chiamare qualcuno, di aiutare realmente questo ragazzo? A parte che poi a me, cioè, non riesco ad essere particolarmente dispiaciuta, perché semplicemente questa storia su questo ragazzo senza tetto non ha né, cioè, non sta né in cielo né in terra, perché è un ragazzo, un ragazzino. Io capisco che a scuola ci possa essere un ambiente difficile e tutto, sempre fino a un certo punto, perché non stiamo parlando di quartieri disagiati, cose del genere. No, stiamo parlando di una cittadina dipinta come normale, né troppo povera né troppo ricca, ok? Quindi stiamo parlando di un contesto controllato in cui c'è un ragazzino che, ovvio, chiunque se ne accorgerebbe, anche i compagni di classe ne accorgono che c'è qualcosa che non va. Perché non si indaga? Perché nessuno capisce che questo ragazzo dove va? Nessuno si interroga sul fatto che non abbia i genitori, non si fanno gli incontri genitori insegnanti, cioè non c'è un minimo. Com'è possibile che nessuno si accorga di niente? Se ne accorge lei? Ma il realismo, a coronare il ridicolo di tutta la situazione, questo ragazzino, come si chiama? Atlas. Chiama per piacere, ma non si possono chiamare Tom, George, Jim. Questi sono i nomi che si trovano negli Stati Uniti, ok? Comunque, devo dire, cioè mi sto facendo uno sforzo enorme per dire questa cosa, che per quanto sia completamente irrealistica, all'interno di questo circo, l'unica storia carina, vi giuro, sentire la mia voce dire queste cose è come sentire le unghie sulla lavagna, però l'unica cosa un po' romantica, carina, è appunto che questi due ragazzi si conoscono e lei supera i pregiudizi rispetto ad un ragazzo che comunque magari non si lava, sembra depresso, comunque ha tutta una serie di difficoltà ad aprirsi con gli altri. Lei supera queste difficoltà e diventano amici, ok? Quindi questa è l'unica cosa carina. Detto ciò, però, come è sviluppato è ridicolo, perché prima di tutto, come ho detto prima, le basi per il fatto che questo ragazzo non abbia un tetto sulla testa sono senza senso, anche perché viene detto che lui è stato cacciato di casa dal patrigno. Ok, sua madre era d'accordo, non voleva bene a questo ragazzo che è suo figlio, cioè non c'è un motivo forte dietro queste cose, è tutto buttato così. E poi questo ragazzo non aveva dei parenti, degli amici, cioè non c'era degli amici, ma soprattutto anche lei non ha amici. Cioè, perché non vengono spiegate queste cose? Cioè, lei sembra una ragazza che comunque, nonostante gli abusi domestici, non sembra, cioè non sembra che queste cose la colpiscano più di tanto, quindi nei rapporti interpersonali soprattutto, tant'è vero che sembrano cose finte perché sono appiccicate lì, non sono
non sono sentite, almeno in questa prima parte del romanzo, e non si capisce perché lei non abbia amici, amiche, no, sempre figurine isolate, appiccicate su uno sfondo di cartapesta. Ok. Comunque, in questi diari vengono quindi alternate queste scene di abuso domestico da parte del padre sulla madre, sempre una superficialità inaudita sul fatto che nessuno chiama la polizia. Tra l'altro, lei stessa viene spesso coinvolta nelle colluttazioni perché prova a intervenire, ma il padre la scaraventa via. Nessuno, addirittura si deve fare dare dei punti, cioè non c'è mai un approfondimento serio sul come mai quest'uomo non è mai stato, non dico denunciato, però nessuno abbia mai fatto una segnalazione. Cioè, lo sappiamo che le vittime di violenza fanno fatica a distaccarsi dal loro abuser, però va contestualizzata la cosa con un minimo di approfondimento, con un minimo di profondità. Invece in questo libro è tutto descritto in paragrafi brevi di un diario del cazzo indirizzato a Ellen DeGeneres, che io già solo per questo sono indignata. Cioè, io solo per questo già mi viene da vomitare per il modo in cui è stata trattata questa storia. Cioè, quasi si dà più spazio a questa storia del ragazzino di Atlas, che poi anche qui, questo Atlas, ripeto, non è un senzatetto, un ragazzo che ha avuto un momento di difficoltà con la famiglia ed è scappato di casa. Cioè, i senzatetto sono altre persone. Cioè, questa è una situazione un po' meno complessa rispetto a quella di un senzatetto, va bene? Però questo ragazzo è descritto come buonissimo, bravo a fare i biscotti. Sì, a un certo punto fanno i biscotti. Cioè, dipinto come dolcissimo, carinissimo, cioè la perfezione assoluta, l'angelo sceso in terra. Ma c'era bisogno di fare tutti questi cliché? Cioè, che cosa mi vuoi dimostrare? Che i senza tetto sono tutti bravi cucciolini e non se lo meritano? Ma non è che uno si merita di vivere in mezzo alla strada. Questo però non significa che sia una persona buona. Cioè, questo è proprio tutto uno stereotipo nella mente di questa scrittrice. Cioè, è tutto farlocco, è tutto irreale, pastelloso. Comunque, insomma, questi diari servono semplicemente per dirci che lei si innamora di questo Atlas, di questo ragazzino. Trascorrono molto tempo insieme. Lui le intaglia un cuore di legno con un coltello che ha trovato nella sua casa abbandonata. Certo, questa casa abbandonata non c'è nulla, non ci sono neanche i mobili, però lui ha trovato un coltello. Va bene. Va bene, poi vi aggiungo ulteriori dettagli sul suo passato con Atlas, ma intanto torniamo al presente, perché considerate che tutto il libro è un'oscillazione fra i diari, quindi i flashback del passato, e invece il presente, quindi quello che sta succedendo alla Lily attuale. Ovviamente sono trascorsi, diciamo, circa 8 anni, ok? Quindi lei ha circa 25 anni, così. Ed è tutta un'altra persona, quindi noi in sostanza tutto il libro si basa su questa tensione, che cosa sarà successo con Atlas? Ok, visto che adesso il nuovo love interest è proprio questo Ryan, come cazzo si chiama, ok? Ora, dall'incontro sul tetto sono passati, cioè trascorrono 6 mesi, che anche qui, cioè come sono segnalati, come è segnalato questo stacco temporale, 6 mesi dopo. Che sforzo letterario incredibile, vabbè. Cioè, ci sono anche altre tecniche un po' più raffinate per far vedere che è trascorso un certo periodo, non c'è bisogno di fare proprio gli elementari, no? Ma andiamo avanti. La madre si è trasferita a Boston, perché lei in realtà non è di Boston, cioè lei si è trasferita a Boston, e poi capiremo per quale motivo, perché c'è un motivo, ma diciamo che lei ha trasportato tutta la sua vita a Boston, un po' lontana dal padre, appunto a lavorare per questa società di marketing. Però il suo sogno, come ha detto anche a Riley, Rania, insomma lui sul tetto, è in realtà aprire un negozio di fiori. E infatti 6 mesi dopo il loro incontro lei effettivamente apre questo negozio di fiori con l'eredità ricevuta dal padre. Ora lei è specializzata in economia, quindi si presuppone che questo, cioè l'aver comprato questo negozio in realtà non sia così tanto un azzardo. Invece per tutto il tempo viene detto: eh sì, è un salto nel vuoto, ho deciso di farlo, ma vediamo come va. Ma come vediamo come va? Quando uno deve aprire un'attività commerciale, sì, ok, c'è un forte rischio, però bene o male sai più o meno, no? Hai un piano, una strategia. Poi di solito hai fatto delle ricerche, delle analisi di mercato per vedere la concorrenza, no? Cioè hai tutto pronto, nessuna banca ti dà un prestito, comunque ti concede dei soldi o grossi spostamenti di denaro senza aver fatto prima dei ragionamenti. Invece
Entra nel negozio, ricordiamo il negozio è ancora sotto sopra perché appunto lei l'ha appena rilevato. Entra nel negozio una donna dall'aria, anche qui dall'aria Dana Rosa, cheat, e chiede se cercano personale perché fuori c'era un cartello con cercasi personale. In realtà non ce l'aveva messo lei, era del proprietario precedente, però i due si mettono a parlare e questa tizia ricca dice così dal nulla che a lei le piacerebbe lavorare lì. Ma fare cosa, tesoro? Cioè, non sai neanche che negozio è. Cioè, lei letteralmente non ha ancora chiesto neanche che tipo di negozio sia, ok? E quando viene detto che è un negozio di fiori, la tipa dice: Ah sì, vado matta per i fiori, questo posto ha un enorme potenziale. Di che colore vuoi tinteggiarlo? E la risposta di Lily è questa: Mi hanno dato le chiavi un'ora fa, per questo non ho ancora fatto progetti. Come non hai fatto progetti? Cioè, tu dovresti sapere già tutto di come vuoi fare questo negozio, perché quando tu rilevi un'attività commerciale, devi avere per forza un business plan, devi sapere cosa stai facendo. Ma poi scusami, sto parlando con una che è specializzata in economia. Ma io ancora sono perplessa da questo personaggio che si chiama, ve lo anticipo, si chiama Alissa, che si propone di lavorare per questa ragazza. Cioè, io capisco essere disperati, ma questa addirittura fiondarti in un negozio di cui non sai nulla per proporti come non si sa cosa tutto fare, mi sembra una mossa un po' azzardata, no? Tra l'altro, questa tizia ha in mano un Hermès, ma di che cosa stiamo parlando? È ricca sfondata, però vuole lavorare? Ma vaffanculo, dai! Cioè, questa non ha bisogno di lavorare, infatti dice: No, ma puoi anche non pagarmi perché tanto lo faccio gratis. Mi annoio semplicemente, mi serve un'occupazione. Mi piace il design, posso darti una mano. Ma non puoi fare come tutte le donne ricche che ti metti a disegnare gioielli e poi li vendi su Etsy. Non vai a lavorare per un negozio di fiori, a fare la sguatta in un negozio di fiori, ok? Con tutto il rispetto, però chi fa questo tipo di lavori lo fa perché ha effettivamente bisogno di soldi, la gente non lavora perché gli piace. Peraltro, scusatemi, ma se uno lavora gratis per qualcun altro non è un vero lavoro, non funziona così, non puoi assumere qualcuno e non pagarlo. Che ci crediate o no, questa tizia inizia a lavorare immediatamente in negozio e si mette con lei a spostare i mobili, a rinfrescare le pareti, a fare tutte queste robe. Il coronamento di questa follia narrativa si evince da queste due righe. 2 ore dopo sono convinta di aver conosciuto la mia nuova migliore amica. Cioè, tu non hai mai avuto un'amica in tutta la tua vita, tant'è vero che dai tuoi diari emerge che sei sola come un cane, però questa che hai conosciuto da letteralmente 5 minuti adesso è diventata la tua migliore amica? Cioè, tu hai evidenti problemi relazionali, però una sconosciuta che entra proponendosi di lavorare gratis per te diventa la tua migliore amica, che potrebbe benissimo essere l'inizio di qualcuno volò su un nido del cuculo. Io, boh, aiutatemi, cazzo, aiutatemi. Comunque, proseguendo col colloquio conoscitivo, a proposito di non avere una minima idea di cosa si stia facendo, Alissa le chiede: Hai un obiettivo per questo posto? E lei: Certo, sfondare. E Alissa dice: Ok, non ho dubbi che sfonderai, ma ti serve un progetto. E Lily: Voglio che sia coraggiosa e audace, voglio che questo posto sia diverso, voglio correre dei rischi. Ma la vaghezza? Tant'è vero che Alissa le dice: Ma venderai dei fiori? Come si fa a essere coraggiosi e audaci con i fiori? E fanno sto brainstorming. Quali parole ti vengono in mente associandole ai fiori? Non saprei, profumo, colore rosa, primavera, avanguardia pura proprio. E lei improvvisamente ha questa illuminazione, questo colpo di genio. Alissa, sei imbattibile! Prenderemo tutto ciò che le persone amano dei fiori e faremo l'esatto contrario. Abbasso il lato romantico. Invece della primavera e della vita, celebriamo anche l'inverno e la morte. Questa è l'idea più stupida che io abbia mai sentito, ma non c'è tempo per contrastarla. Potete dedurre voi, no? Quanto è stupida questa cosa, visto che le persone comprano i fiori di solito per festeggiare, quindi se tu levi quel lato. Non so perché la gente dovrebbe comprare fiori per fare cosa, la sposa cadavere. Cioè, allora in quel caso tu vendi fiori soltanto a carnevale, ad Halloween praticamente. Qualcuno dica alla scrittrice che esistono già quelli che vendono i fiori fuori dai cimiteri, non si è inventata niente. E poi una serie di scene proprio di cattivo gusto una dietro l'altra, perché cosa succede? Lily cade, si fa male alla caviglia. Allora, invece di chiamare l'ambulanza, come è normale che sia, portarla all'ospedale, portarla da un medico, chiama il marito.
Alissa chiama il marito che è al bar che si sta bevendo le birre con suo fratello. Ma che cosa servono questi due deficienti? Scusatemi. Lo scopriamo subito a cosa servono, perché il fratello di Alissa, che è a bere col marito in quel bar in fondo alla strada, in realtà indovinate chi è? Il medico, il nostro favoloso dottor Shepard, il neurochirurgo, non mi ricordo come si chiama, Ryan, quello dal nome ridicolo, Kincaid. Che coincidenza! Tu sto tizio non lo vedi da 6 mesi, lo incroci mo', in una città come Boston. Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti perché il libro è lungo ancora, molto lungo. Vabbè, loro ovviamente riprendono immediatamente a flirtare. Lei addirittura gli dice esplicitamente: ho evitato il tetto di casa tua perché avevo paura di incontrarti, tu mi rendevi nervosa. Cioè, tu hai evitato il tetto di casa tua perché non vivi là, amore. Cioè, se è semplice, tu non vivi là, quello non è il tetto, non è il terrazzo di casa tua che è sempre accessibile. Quindi forse l'hanno fermata le guardie, io credo in questa teoria. Lui comunque per tutta risposta le dice un'altra verità nuda e cruda, ovvero ho ancora voglia di scoparti. Benissimo, poi tra l'altro davanti alla sorella. Una scena per niente cringe, per niente imbarazzante, tant'è vero che la sorella chiede scusa per lui a nome suo. In tutto ciò, quello che non vi ho detto a rendere la scena ancora più patetica è il fatto che questi due, cioè Ryan e il marito di Alissa, che erano andati a bere al bar, c'erano andati con delle tutine di SpongeBob. Che io voglio capire che cos'è la tutina di SpongeBob, perché io pensavo, non so, il costume di Boris, no? E invece no, sembra tipo più una roba tipo la tutina dei ciclisti. Ok, ma il motivo di questa cosa? Perché se ti presenti vestito in un modo ridicolo al bar, ti offrono da bere gratis, c'è cioè questa regola in questo bar. Ok, peccato che c'è un piccolo problema. Lei è ricca e il marito è, cioè è ricca perché il marito è ricco. Quindi che cosa te ne frega di bere gratis se sei ricco sfondato? Che metterti in imbarazzo per berti una birra gratis vestito come un coglione? Cioè, chi te lo fa fare? Find logic. Comunque si susseguono dialoghi melensi, sei difficile da dimenticare, lei, sono molto attratta da te, non ci sono molti lati di te che non mi piacciono, non lo conosci questo ragazzo e dato che abbiamo obiettivi diversi, se mai ci rincontrassimo ti sarei grata se la smettessi di dire cose che mi fanno girare la testa, quindi cose sdolcinate, non è giusto nei miei confronti. E lui, odio pensarti così tanto. Sono passati 6 mesi dal vostro primo incontro, ma solo io trovo che tutto questo sia esagerato. Però, se sei ancora contraria alle avventure di una notte, penso sia meglio fare il possibile per evitarci. Non gioverebbe a nessuno dei due. Sì, infatti, ovviamente vi anticipo che i due non si eviteranno, ma non si possono neanche evitare perché se tua sorella lavora nel negozio dove c'è lei e tu vivi con sua sorella, perché quello che non vi ho detto è che lui, non si capisce perché poi. Non vive da solo, ma vive, visto che è un neurochirurgo ricco, ma vive con la sorella. Boh, insieme al marito, ma che cos'è? Cosa cazzo è la fiera delle cose imbarazzanti, sto libro? Infatti, letteralmente, dopo pochissimo tempo, si rivedono. Perché? Perché lui è andato da lei, cioè è andata a red flag, sfodero la quinta red flag. E lui è andato nel palazzo dove vive lei e ha bussato a tutte le porte degli appartamenti finché non ha trovato la sua. Quindi letteralmente ha bussato a 30 appartamenti per trovare quella di Lily, cioè Night Stalker. Qui c'è materiale per Night Stalker. Poi io non capisco una cosa di questo libro, non ci sono i telefoni? Questo è un commento che riprenderemo più volte nel corso del libro, ve lo anticipo, ma non puoi chiedere a tua sorella il numero di telefono di lei? Cioè, non capisco qual è la difficoltà. Invece andare in un posto con un indirizzo ricavato da non si sa dove, bussare a entrare nel portone che a quanto pare, non lo so, Boston è diventata una cittadina di campagna dove la gente lascia i portoni dei palazzi aperti, bussare a tutte le porte, invece questo è un piano intelligente, no? Ma hai tempo da perdere? Comunque questo momento è ancora più allucinante perché lui si presenta dopo aver fatto un turno massacrante all'ospedale vestito con la divisa da chirurgo che la fa impazzire, cioè ogni volta ci sono questi commenti dove ogni volta che lui è vestito con la divisa lei va in brodo di giuggiole, e letteralmente si mette in ginocchio
chiedendole di scoparlo. Non sto scherzando, dice: ti prego, vieni a letto con me perché io ti penso continuamente, non ce la faccio più, ho bisogno di te, ho bisogno che scopiamo e poi non mi rivedrai mai più. Scusami, scusatemi, ma tutto a posto? Ma quanto sei patetico? Cioè, aiutatemi a esprimere a parole il turbamento di una cosa del genere. Ti prego, appena una volta non ti chiederò altro, te lo giuro. Ma veramente la stai supplicando? Ma qua siamo fuori dall'universo. Tra l'altro, poi lei, non so perché, acconsente e lui si addormenta perché viene da cheat un turno di 48 ore. Si susseguono altri appuntamenti così dove non succede niente fra di loro, quindi effettivamente si conoscono, cioè dormono insieme, ecco, senza fare nulla di compromettente, di troppo compromettente. C'è anche una festa a cui lei, la festa di compleanno di Alissa, la sorella, che ricordiamo ormai è diventata la sua migliore amica, non si capisce cosa hanno in comune, perché sono diventate amiche, la personalità di entrambe, no, un rapporto finto e farlocco come tutto questo libro. Comunque, alla festa di compleanno di Alisa succede una cosa che francamente mi ha disturbato alquanto, ovvero lei va con un suo ex collega della società di marketing per cui lavorava, gay, che deve aiutarlo, aiutare lei, quindi aiutarla a far ingelosire Riley. Ma perché? E poi un'altra cosa che voglio dire è: basta usare le persone omosessuali come plot device, cioè fottervene altamente della comunità omosessuale, però inserire personaggi omosessuali all'interno del libro tanto per far andare avanti la trama con queste stronzate. Perché dovrebbe prestarsi a fare questa roba qui? Io questo che non capisco. Cioè, non avete più 15 anni, non è più interessante. E poi un'altra cosa che non comprendo è: se a te piace questo neurochirurgo e a questo neurochirurgo piaci tu, ma qual è il problema? Perché ci dobbiamo inventare questo finto conflitto per cui lui non vuole una relazione seria? Ma poi basta con questo tipo di trame che fanno finta che un uomo che non si vuole impegnare in realtà è perché deve conoscere la persona giusta, in particolare la ragazza giusta. E poi perché una ragazza si deve accollare il fatto di avere una persona così immatura che non è neanche in grado di volere un rapporto serio, ok? Ma perché dobbiamo accollarci questi casi umani? Scusatemi, cioè perché è compito della donna, cioè far passare questo messaggio che è compito della donna far maturare l'uomo e accollarsi relazioni che chiaramente andranno a naufragare, ok? Poi metamorfosi assurda perché in realtà Riley da questo momento in poi diventa il ragazzo perfetto, cioè lui si innamora instant di Lily e praticamente rimangia tutto quello che ha detto sul non volere una relazione seria, tanto che questi due iniziano a dirsi addirittura ti amo. Lui andrà a cena, cioè una delle prime scene di questo libro è lui che va a cena con la madre di lei, cioè vuole conoscere sua madre. Ma come si fa a passare da uno che non vuole avere relazioni serie tanto da allontanarsi con le sue gambette da una ragazza che potenzialmente potrebbe piacergli moltissimo e passare a uno che insiste per conoscere la suocera? Ma tutto a posto? Abuso di alcol? Tra l'altro, perché loro sono ricchi? Perché Marshall ha venduto alla Apple alcune app di sua creazione per un mucchio di soldi. Ogni 6 mesi prepara gli aggiornamenti e vende anche quelli. Ma la vaghezza? Ma a parte che non puoi dire semplicemente Marshall è uno sviluppatore di app, cioè quando io dico che lei non sa scrivere, intendo proprio questo, cioè non saper rendere credibile neanche un lavoro. Cioè è proprio questo modo veramente infantile di descrivere la realtà, dove le persone ricche sono buone, entusiaste, senza problemi, dove tutto è magico, tutto è vago, tutto è superficiale e anche drammi, anche problemi importanti vengono ridotti a delle cose semplici. Comunque, veramente il numero di volte in cui è ribadito il fatto che Raleigh indossa la divisa chirurgica è illegale. A proposito di come viene descritta la ricchezza, a un certo punto viene detto così di botto senza senso, poi questa cosa non avrà più seguito. Siccome appunto Alissa e Marshall sono molto ricchi, lei chiede ad Alissa: avete mai fatto beneficenza?
E lei racconta che sì, fanno beneficenza e Lily se ne esce con sì, per me è molto importante, ho pensato proprio di aprire un ente benefico. E tutto questo poi in che modo è importante? Perché lei si sente di aver fatto beneficenza con Atlas, cioè con il suo senza tetto preferito, con il suo amichevole senza tetto di quartiere. Cioè lei era arrabbiata per la situazione di Atlas quando era piccola, e questo lo leggiamo nei diari, perché i ricchi non si prendevano cura dei bisognosi come Atlas, che tra parentesi ricordiamo che i motivi per cui questo ragazzo non riceveva aiuti semplicemente perché non li chiedeva e lei non è stata in grado di darglieli. A parte che poi ho una notizia per te, Colleen Hoover, la filantropia non è il modo esattamente più utile per risolvere i problemi, e le persone che fanno beneficenza, le persone ricche che fanno beneficenza, lo fanno per un ritorno d'immagine. Volevo far entrare questo minimo di realismo all'interno della tua visione completamente infantile della realtà. Comunque, vi dicevo della scena con la madre. Allora, la scena con la madre ha un tratto surreale, perché cosa succede? Durante la scena, chi è che va al loro tavolo e si presenta? All'inizio, sinceramente, pensavo che fosse il cameriere, invece poi si capisce che è lo chef, nonché boh, proprietario del locale, una cosa del genere, tutto vago. E indovinate chi è? Il nostro Atlas. Il nostro Atlas, evidentemente, è riuscito in qualche modo a cavarsela e ha aperto sto ristorante in cui va, guarda caso, lei col suo nuovo ragazzo e la madre. Mo, dopo che lei abita da anni a Boston, perché lei ha fatto l'università anche, quindi lei ha fatto l'università, la specialistica, lei non è mai stata, cioè lei non ha mai incontrato Atlas a Boston, lo incontra adesso. Che tempismo! Che tempismo! Praticamente si riconoscono Atlas e Lily e vanno sul retro a parlare, perché davanti al fidanzato e alla mamma, al neo fidanzato e alla mamma fanno finta di niente. E alla fine Riley, cioè sì, buonanotte, Atlas le dice sì, ho fatto 8 anni nell'esercito, poi ho aperto, sono diventato uno chef e mi sono trasferito a Boston, che è sempre il posto dove io, se ti ricordi, ho sempre voluto abitare. Quindi, cioè, fate 2 più 2, avete capito che lei si è trasferita a Boston per trovare lui, perché lui, anche quando erano piccoli, le diceva che voleva andare a Boston perché aveva dei parenti lì. A parte che questa cosa chiaramente non ha nessunissimo senso, perché se voi ci riflettete, uno che vive come un senza tetto, ma perché non te ne andavi dai tuoi parenti a Boston da prima? Cioè, che cosa mi sta a significare questa parentesi hardcore nella casa senza corrente elettrica? Dai, è tutto ridicolo, ve lo giuro, è tutto ridicolo. Ma scusa, io voglio fare una domanda: ma chi ha letto sta roba ed è stata entusiasta, ok, di questa roba qua? Mi può dire per favore come avete fatto ad accettare queste incoerenze continue su tutto? Vabbè, comunque Lily dice appunto che lei è felice con Riley e lui dice che è fidanzato con una certa XXX. Ok, a posto, è stato bello rivederti, ciao e arrivederci. Noi sappiamo benissimo cosa succederà, giusto? Il triangolo, no? Mi farebbe piacere cantarvi Non l'avevo considerato, ma in realtà certo che l'avevo considerato, è da pagina 2 che l'avevo capito, da quando sono spuntati i diari di Ellen. A questo punto mi tocca fare un piccolo flashback di approfondimento proprio su Atlas, perché come vi ho detto Atlas è un patatone. Infatti, ripeto, le uniche parti piacevoli di questo libro, ed effettivamente secondo me le uniche parti veramente romance del libro, sono quelle con Atlas, perché effettivamente fra di loro c'è una storia romantica. Lei lo ospita in casa perché ovviamente si avvicina anche il grande freddo, con la neve, per cui lei lo fa dormire di nascosto dai suoi genitori in camera sua, gli fa fare la doccia in camera, guardano insieme gli show televisivi prima che i genitori di lei ritornino in casa, insomma hanno questa sorta di relazione clandestina. Si confidano a vicenda, hanno anche degli inside joke fra di loro e appunto a un certo punto Atlas le confiderà che lui andrà a Boston perché c'è questo suo zio che può ospitarlo. E ovviamente passando il tempo fanno evolvere il rapporto anche in senso romantico, quindi stanno proprio insieme.
Lui, tra l'altro, le fa anche delle importanti rivelazioni, come per esempio il fatto che ha cercato di suicidarsi, ma ha visto la luce nella stanza di lei e l'ha preso come una sorta di segnale, questo prima di conoscerla, di segnale divino per rimanere in vita. Ok, non mi va di fare battute sul suicidio, sappiate che potrei farne, ma non mi va di farle perché lo ritengo un argomento delicato, quindi andiamo avanti, ma capite quanto è stupida la concezione di tempismo di questa autrice? Comunque devo dire che lui è l'unica persona che le fa dei ragionamenti sensati per quanto riguarda il padre, perché il padre aggredisce la madre, cioè ormai siamo tipo alla quarta aggressione nel giro di 6 mesi, ok? E con gravi ripercussioni. Tra l'altro, poi una cosa che volevo dire importante, questa senza veramente ironia, è che questo libro secondo me fa molta confusione, perché in qualche modo si giustifica il padre dicendo che non era un bravo marito, ma non picchiava la figlia. E in questo senso dovremmo leggerci chissà quale salvezza per il padre, una sorta di giustificazione o comunque di rendere la cosa meno grave, non capisco. Guardate che esiste un'altra cosa che si chiama violenza psicologica. Il fatto che tu costringi tua figlia a vedere che tu commetti violenza sulla madre è un gesto altrettanto violento quanto quello di uno schiaffo. Cioè, non c'è bisogno di alzare le mani sui figli per essere violenti. Anche solo il fatto di mostrare questo tipo di comportamento è violento, è una vera e propria manipolazione psicologica. Poi dire a tua figlia che non deve parlare, che non deve denunciare, che non deve chiedere aiuto, ma stiamo scherzando? Cioè, io questo libro francamente offre una visione veramente molto deformata di com'è la violenza domestica. Un'altra cosa personalmente particolarmente grave è che in questo libro, ora lo vediamo adesso un po' più avanti, in questo libro c'è una sorta di dicotomia fra com'è una persona quando picchia e quando invece è normale, tra virgolette. Ecco, questo è il primo passo per dare una visione, secondo me, distorta delle persone violente, perché le persone violente sono sempre violente, sia quando sono in una fase di calma apparente, sia quando sono violente in maniera esplicita. E un'altra cosa è che non c'è nessuna distinzione tra picchiare una sola persona e picchiare tutti. Cioè, non è una, diciamo, giustificazione il fatto che ti accanisci contro una sola persona, cioè non è un aggravante il fatto di picchiare tutti o di picchiare una sola persona. Quindi in questo caso, se picchi solo i figli o se picchi solo la moglie, cioè non è più o meno grave, è la matrice della violenza il problema, non poi la manifestazione in sé per sé.